fama è del popolo italiano. La Corte d'Assise prima di Palermo, visti gli articoli di legge, dichiara a Benante Michele, Altadonna Francesco, Amato Federico, Anselmo Vincenzo, Azzoli Rodolfo, Biondo Salvatore, Brazzò Giuseppe, Brullo Vito, Campanella Attilio, Castiglione Francesco, Castillo Gian Vittorio, Certo Francesco, Cian Vincheum, Cugina Luigi, D'Angelo Mario, Dattilo Sebastiano, Torrisi Orazio, Totta Gennaro, Trapani Nicolò, Varaciro, Varrica Carmelo, Varrica Franco, Viola Giuseppe, Vitale Paolo, Zerbetto Alessandro, colpevole di tutti i reati agli stessi ascritti unificati per continuazione. Dichiara altresì i reati ascritti a Cian Vincheum, Compa Kim, Lan Sin Choi ed Erizio Pietro Luigi unificati per continuazione ai reati con gli articoli 71 e 74. Dichiara Abate Giuseppe, Abate Mario, Adelfio Francesco, Adelfio Giovanni, Argano Filippo. Questa è la voce del giudice Alfonso Giordano durante la storica lettura, il 16 dicembre 1987, della sentenza di primo grado del maxi processo di Palermo. Le udienze del processo che per la prima volta condannò i boss della mafia siciliana erano iniziate il 10 febbraio 1986. Noi siamo Matilde, Chiara, Raul, Alice, Matilde e Gabriele della classe terza B della scuola secondaria di primo grado Sassi di Soliera, in provincia di Modena. E quella che state per ascoltare è una pillola di storia d'Italia, il maxi processo di Palermo. A Palermo, negli anni Ottanta, vi fu una situazione drammatica. La città, devastata da centinaia di brutali omicidi dalla seconda guerra di mafia, vide anche il sacrificio di tanti servitori dello Stato, che pagarono con la vita il loro impegno contro la criminalità mafiosa. Tra quest'ultimi ricordiamo Boris Giuliano, Pio La Torre, Rocco Chinnici, Piersanti Mattarella e Carlo Alberto Dalla Chiesa. In questa situazione vide la luce il leggendario pool antimafia, del quale facevano parte i giudici Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Leonardo Guarnotta e Giuseppe Di Lello. Il pool nacque il 16 novembre 1983 e si sciolse nel marzo del 1988. Rocco Chinnici ne fu l'ideatore per migliorare le indagini sulla mafia, dato che in precedenza i magistrati lavoravano individualmente e soltanto sui casi che venivano affidati a loro. I membri del pool si incontravano invece ogni giorno e lavorando nello stesso ufficio potevano essere protetti con maggiore efficacia. A dare una svolta fondamentale al lavoro del pool furono le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, membro della mafia che decise di collaborare e dialogare con Falcone. Le informazioni di Buscetta furono preziose per giungere al famoso blitz di San Michele, quando vennero emanati 366 mandati di cattura per altrettanti appartenenti a Cosa Nostra. Nel 1985, insieme alle loro famiglie, per motivi di sicurezza, Falcone e Borsellino furono costretti a soggiornare nell'isola dell'Asinara, dove stesero l'ordinanza di quello che sarebbe diventato il maxi processo di Palermo. Nel novembre 1985 tornarono in Sicilia, tre mesi prima dell'avvio del maxi processo, la cui prima udienza si svolse il 10 febbraio 1986. Si celebrò in una grande aula bunker, costruita in soli sei mesi a fianco del carcere del Luciardone di Palermo, di forma ottagonale e dimensioni adatte a contenere centinaia di persone. L'aula aveva sistemi di protezione tali da poter resistere anche ad attacchi di tipo missilistico. Fu dotata di un sistema computerizzato di archivazione degli atti, senza il quale un processo di tali proporzioni non sarebbe stato possibile. L'8 novembre 1985 il giudice Caponnetto, a capo del pool antimafia in cui lavoravano anche Falcone e Borsellino, aveva emanato l'ordinanza riguardante il maxi processo intitolata Abate Giovanni più 706. Era lunga 8.608 pagine divisi in 40 volumi e valutava la posizione di 707 indagati. Di questi, 476 furono rinviati a giudizio e gli altri 231 vennero prosciolti. Una cosa importante da sapere è che il maxi processo fu possibile grazie all'approvazione da parte del Parlamento della legge
Lognoni La Torre del 1982, che introduceva lo specifico reato di mafia, era stata concepita grazie alle intuizioni del parlamentare comunista Pio La Torre e messa in pratica da Falcone Borsellino per arrivare al maxi processo, così gli ricorda il giudice Antonino Caponnetto in intervista a Gianni Minà. Caponnetto, come seppe di Falcone lei della tragedia di Falcone? Dalla televisione. Improvvisamente, sospeso dei programmi e dettero l'annuncio. Qualcuno fece finta di non sentirlo e andò avanti con la trasmissione di varietà che aveva in TV quella sera. Anche queste sono cose che non dimentico. Inutile fare nomi e fare polemiche. E io invece mi sentii morire. Chiamai un taxi e arrivai, ma non arrivai in tempo. Dovetti prendere l'aereo il giorno dopo. E lei parlò con Borsellino quel giorno? Lo cercai sul cellulare. Inizialmente non riuscii a stabilire il contatto. Quando stabilì il contatto fu un momento di estrema drammaticità, perché proprio in quel momento mi disse, proprio in questo istante, dice, Giovanni è morto tra le mie braccia. Mi cadde l'apparecchio di mano, non ebbi più il coraggio di articolare parola, mi mancarono le forze proprio. Io credo anche mi siano mancati i sensi, non mi ricordo più. Sono stati i suoi figli, Antonino Falcone e Borsellino, o fratelli? Non lo so cosa siano stati. Sono stati la parte più importante della mia vita. Sono state tutte queste cose insieme, amici, colleghi di lavoro, figli, fratelli. Sono stati un punto di riferimento insostituibile nella mia vita. Figure centrali nello sviluppo e nei risultati ottenuti dal processo furono i cosiddetti pentiti, cioè quei mafiosi che avevano partecipato all'organizzazione ma poi decisero di collaborare con la giustizia, guadagnando così una riduzione della pena. Tommaso Buscetta fu il più celebre di questi e la sua decisione di collaborare, secondo le sue dichiarazioni, fu dovuta al fatto che non si riconosceva più nella Cosa Nostra, che aveva vinto la guerra di mafia contro la fazione delle famiglie palermitane, a cui lui stesso apparteneva. I colonnesi uccisero infatti 11 suoi parenti stretti, tra i quali 2 figli. Ma torniamo al processo. Tra gli imputati eccellenti figuravano, per esempio, latitanti, Luciano Liggio, Pippo Calò, Bernardo Brusca, Salvatore Montalto, Leoluca Bagarella, Giuseppe Marchese, Michele Greco, Salvatore Rina e Bernardo Provenzano. 2 furono i pubblici ministeri che rappresentarono lo Stato, Giuseppe Ayala e Domenico Signorino. Figure fondamentali del maxi processo furono anche i cosiddetti pentiti, tra i quali spiccarono Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno, che contribuirono in modo decisivo al successo del processo. L'11 novembre 1987, dopo 349 udienze, 1314 interrogatori e 635 arringhe difensive, gli 8 membri della Corte d'Assise si ritirarono in Camera di Consiglio. Oltre al giudice Giordano, la Corte era composta dal secondo giudice togato Pietro Grasso e dai 6 giudici popolari, Francesca Agnello, Maria Nunza Catanese, Luigi Mancuso, Lidia Mangione, Renato Mazzeo e Francesca Vitale. Fu la più lunga camera di consiglio della storia giudiziaria, 35 giorni durante i quali la Corte visse totalmente isolata dal mondo, lavorando a tempo pieno sul maxi processo. Il 16 dicembre 1987 il presidente Giordano lesse il dispositivo della sentenza che concluse il maxi processo di primo grado. 346 condannati e 114 assolti, 19 ergastoli e pene detentive per un totale di 2.665 anni di reclusione. La sentenza fu un colpo terribile per l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra e fu confermata dalla Cassazione nel gennaio 1992. Di lì a poco si sarebbe aperta la feroce stagione delle stragi. Avete ascoltato il Maxi Processo di Palermo, una pillola di Storia d'Italia della classe terza B della scuola secondaria di primo grado Sassi di Soliera, in provincia di Modena.
è stata realizzata a febbraio 2023 con Libera Radio, testata di Open Group Cooperativa Sociale di Bologna, per il progetto Antenne di Legalità della Fondazione Campari.